dalle gorgonie ai rododendri, dai delfini ai lupi. In una manciata di chilometri il paesaggio cambia completamente, regalando tesori straordinari sospesi fra le vette e il mare. Sono i parchi di Liguria, piccoli gioielli di natura disseminati lungo le montagne che si affacciano sul Mediterraneo. Li scopriremo seguendo insieme l'Alta Via dei Monti Liguri, uno spettacolare itinerario escursionistico che si sviluppa per oltre 400 km sui rilievi interni, principalmente lungo il crinale spartiacque che delimita il versante costiero della regione, attraversando il cuore dei grandi parchi naturali regionali e collegandosi con apposite diramazioni con altre aree protette. Sarò io, l'Aquila Reale, la regina dei rapaci, a condurvi in questa indimenticabile avventura nella natura della Liguria. Riprendiamo il tracciato dell'Alta Via e proseguiamo il viaggio sulle montagne della Liguria. Dirigiamoci ora verso le vette più alte dell'Appennino Ligure, protette dal Parco dell'Aveto. La porta d'ingresso dell'Alta Val d'Aveto è il passo della Forcella. È qui che incontriamo il padrone di casa, lo sparviere, che vi condurrà alla scoperta di una delle zone di maggior interesse paesaggistico della Liguria interna. Le montagne dell'Alta Val d'Aveto appartengono al crinale dello spartiacque tirrenico padano e culminano con il Monte Maggiorasca e il Monte Penna. Sono in gran parte incluse nel territorio protetto che si estende anche sul versante marittimo dell'Appennino, comprendendo porzioni della Valle Sturla e della Val Graveglia. La straordinaria varietà dei paesaggi che caratterizza il parco è dovuta alla presenza di rocce molto diverse tra loro. Le montagne più alte, come il Maggiorasca, il Penna e la Iona, sono formate da ofioliti compatte e molto resistenti, che danno luogo a versanti aspri, a pareti verticali, a creste e guglie appuntite. I rilievi circostanti sono invece formati da rocce sedimentarie più tenere e presentano quindi profili più dolci, interamente ricoperti da boschi. Una delle zone più interessanti dal punto di vista naturalistico è senza dubbio la riserva naturale orientata delle Agoraie, situata attorno ai 1300 metri di quota sul versante nord-est del Monte Aiuna. Il paesaggio è caratterizzato da un'ampia conca di origine glaciale, costellata da alcuni laghetti alimentati da diverse sorgenti. L'abbondanza d'acque fresche durante tutto l'anno favorisce la presenza di zone a torbiera e a prato umido. Queste condizioni, unite alla bassa temperatura nel periodo invernale, hanno consentito la sopravvivenza di molte specie che generalmente vegetano a quote decisamente più elevate o tipiche del nord Europa. Di notevole interesse è ad esempio la presenza del licopodio inondato, una piccola pianta risalente addirittura al Paleozoico, che ha qui la sua unica stazione appenninica. Attorno a questi laghi è piuttosto diffusa una pianta carnivora, la Drosera rotundifolia. Vivendo in ambienti poverissimi di azoto, questi ingegnosi vegetali ricavano le sostanze nutritive a discapito degli insetti. Le foglioline modificate sono munite di peli porporini che secernono un liquido vischioso nel quale resta intrappolato l'insetto prima di essere digerito. Una coppia di germani reali è intenta a metter su famiglia. Il capofamiglia è preoccupato per il passaggio di un falco di palude in migrazione e lancia l'allarme. Lo specchio d'acqua più grande è il lago degli Abeti,
Il bacino deve il suo nome alla presenza di alcuni tronchi di abete bianco adagiati sul fondo. Si tratta di esemplari ancora lignei, non pietrificati, nonostante il conteggio con il carbonio radioattivo abbia rilevato un'età di oltre 2600 anni. Il motivo di tale fenomeno è legato sia alla bassa temperatura sia allo scarso contenuto di sali disciolti nelle acque del lago. La temperatura dell'acqua, esclusi gli strati più superficiali, è costante tra i 4 e i 5 gradi. In questi ambienti è da segnalare la presenza contemporanea di tre specie di tritoni: il tritone alpestre, il tritone comune e il tritone crestato. A testimonianza delle passate epoche glaciali, la rana temporaria popola i laghi e le torbiere del parco, del tutto incurante della neve e del ghiaccio che ancora ricoprono gli specchi d'acqua. Ben diffusa sulle Alpi, anche al di sopra dei 2000 metri e a nord, oltre il circolo polare artico, in Liguria è presente con popolazioni relitte, qui particolarmente numerose. Gli estesissimi boschi presenti nel parco ospitano molti animali selvatici. Sempre tra gli anfibi va segnalato anche un curioso endemismo appenninico, la salamandrina dagli occhiali. Proprio sotto i miei occhi, una giovane volpe si avventura fuori dalla tana in cerca della sua prima preda. Il lupo, il più elusivo dei mammiferi della regione, è divenuto ormai un frequentatore abituale del parco. Grazie alla presenza di numerosi ungulati, il grande carnivoro trova nell'area protetta il cibo necessario alla sua sopravvivenza. Anche il tasso, un grande mustelide dalla dieta onnivora, è piuttosto diffuso nel territorio. Ha abitudini crepuscolari e notturne e solo raramente, favorito dalla tutela di cui gode da queste parti, si avventura a far provviste alla luce del giorno. Prima di salutarvi, voglio anch'io mostrarvi qualcosa di cui sono particolarmente fiero. Ecco, qui in alto, sulla cima di una vecchia quercia, ho costruito il mio nido, che ospita già tre piccoli sparvieri.